stamattina anche da parte mia, grazie dell'invito. Stamattina mi sono alzato alle 5 per partire da Chiles, passato Dobbiaco, poi Cortina. Ho visto all'alba queste gigantiche montagne, queste meravigliose rocce, oggi fanno parte del patrimonio mondiale. Mi sono chiesto che cosa penseranno queste rocce di noi uomini, no? Che stiamo stravolgendo il pianeta, no? Che una volta era un mare, un gigante mare, queste Dolomiti. No? Per cui credo che andrò un attimino indietro, no? Quando abbiamo sentito tantissimo oggi di parlare della sostenibilità, una parola che quasi non vorrei più neanche prendere in bocca, perché viene utilizzata in modo inflazionario. Tutto oggi è smart, bio, eco, sostenibile. Purtroppo è grandissimo bla bla bla, perché in realtà stiamo andando nella direzione opposta. Non diventiamo più sostenibili. E vi porto i numeri. Per cui la prima parte della relazione, vi prego di avere il coraggio di accettare questi numeri, questi fatti. La seconda parte, per cui la prima parte è veramente catastrofica, è buio, è notte. La seconda parte invece c'è la luce, anche fa vedere che ancora siamo in tempo per evitare il peggio. Vorrei subito sottolineare che molte lotte sono giuste, necessarie, però c'è un'unica, se quella verrà persa, c'è di mezzo il nostro futuro. E quello che sta succedendo, soprattutto quello che sta succedendo negli ultimi 20-30 anni, si può veramente considerare e descrivere una grande accelerazione. E per questo ho dato il titolo Homo Sustinens e la speranza, che facciamo questo salto enorme che ci rimette in equilibrio con il pianeta. No? Dal Homo Erectus, Homo Habilis, oggi si parla dell'Homo Sapiens, che non è Sapiens, l'attuale Homo è Homo Stupidus, altamente Stupidus, perché stiamo distruggendo le nostre radici, no? Ci siamo allontanati dalla natura, avendo dimenticato che siamo anche noi natura. Per passare poi a questa speranza di un uomo, di un essere sostenibile, in equilibrio, no? Perché la sostenibilità, la parola potremmo sostituire con l'equilibrio, un equilibrio tra tre elementi, no? Tra le esigenze, quelle individuali e quelle collettive, il capitolo delle risorse che utilizziamo per il nostro benessere e la ricaduta sull'ambiente, cioè questo triangolo, l'equilibrio di questo triangolo. E va ricordato, quando sono sceso da queste montagne, va ricordato, se prendiamo l'età del pianeta, che sono quasi 4,6 miliardi di anni, se lo esprimiamo quest'età in una giornata di 24 ore, l'uomo si presenta mezzo minuto prima di mezzanotte. Per questo ho chiesto a queste rocce cosa pensa di noi, no? Cioè, siamo gli ultimi che ci si presentano e ci siamo impadroniti del pianeta, lo abbiamo interpretato come gigante magazzino, no? Che è a nostra disposizione, ma nostra per una generazione, per due, forse per tre generazioni, no? Senza pensare che ovviamente lasciamo una gigante eredità. Se prendiamo l'era industriale, beh, sono frazioni di secondi. Cioè questi ultimi 150 anni che incidono e quelli che stanno distruggendo gli ecosistemi, cioè le basi della vita su questo pianeta. Per cui l'impronta è oggi descrivibile scientificamente, per questo si parla di antropocene, cioè l'uomo sta creando un mondo artificiale, e quello che sta preoccupando è la grande accelerazione. Ovvio che in fondo non vedete i numeri, però guardate l'andamento delle curve, no? Non devo spiegare a un tecnico cosa significa una curva esponenziale, no? Porta alla rottura, no? Per cui sono tutti
elementi messi anche, analizzati singolarmente, che sono di grande allarme. Un grande scrittore contemporaneo parla della cecità dell'uomo. Forse è questo il più grande problema che oggi viviamo. La più grande crisi dell'uomo non è quella economica, non è quella ambientale, non è quella politica, è quella della percezione. Cioè non siamo in grado di capire, o forse non vogliamo capire che cosa sta succedendo, e che questa strada non avrà mai un futuro, no? Cioè percorrere ancora su quella attuale strada, no? E per questo voglio ritornare anche alle radici della sostenibilità. Dove nasce la sostenibilità? C'è un padre della sostenibilità che è Hans Karl von Carlowitz, no? Era anche in questa terra qui, è un capitano della Sassonia. Aveva un padre benestante, per cui da giovane poteva girare in Europa, era anche presente, credo, per 2 anni a Venezia, era stato in Spagna, in Francia, e lui ha vissuto questo dramma europeo nell'ambito del disboscamento. Cioè il tardo medioevo si presentò in una grande distruzione delle foreste, no? Perché l'energia, la risorsa più importante a questa epoca era la legna, no? La biomassa si utilizzava per le miniere, si utilizzava per riscaldare, per i mobili, per le navi, cioè era il materiale in assoluto, e si andava a prendere quello che si poteva, e si presentavano così i nostri boschi in un modo disastroso. E lui capì, questo capitano, proseguire su questa strada vuol dire l'Europa non ha una possibilità di crescita, una possibilità di un minimo di benessere, no? 300 anni fa scrive questo grande libro, Silvicoltura economica, no? Un testo favoloso, perché introduce il concetto di sostenibilità, cioè introduce questa legge che te puoi utilizzare della natura solo gli interessi, ma non puoi mai toccare il capitale. E nasce la prima importante, grande legge su questo pianeta della sostenibilità, per cui nascono i primi provvedimenti che puoi tagliare solo quella quantità di legna che ti serve e quella che però rincresce. E da questo periodo, cioè da 300 anni, si comincia a migliorare tutto ciò che sono le nostre foreste, no? Oggi abbiamo un bilancio addirittura positivo, siamo in continua crescita, no? Purtroppo questa legge vale solo in Europa, no? Ma non nell'Indonesia, non nel bacino dell'Amazzonia, purtroppo lì ancora questo principio non ha preso piede. Per cui queste sono le radici della sostenibilità. Questo vale per qualsiasi settore, anche se vado a pensare alla pesca, no? Anche questo è oggi un dramma nei nostri oceani del pianeta, perché stiamo sfruttando troppo, cioè alla fine, proseguendo su questa strada, probabilmente non ci saranno più pesci a disposizione. Un breve percorso ancora di flash, come un film che nel dopoguerra nascono una serie di testi, di pensieri che vanno a interferire su questo concetto di crescita illimitata, no? E uno dei personaggi interessanti è un architetto, Hundertwasser, di Vienna, che con un piccolo schizzo ha fatto una grande operazione, no? Perché lui dice: l'uomo ha 5 pelli, 5 skin, no? Cioè nasciamo con una pelle che ci protegge nell'arco della nostra vita. Ci pensiamo forse troppo all'indumento come seconda pelle. La terza pelle ovviamente è la nostra casa, che anche ci protegge, però abbiamo sempre dimenticato la quarta e la quinta pelle. La quarta pelle è la pelle sociale, l'uomo è un essere sociale, e la quinta la pelle ambientale. Se io costruisco qui a Musile, questa mia costruzione ha un'influenza sul clima in California. E questo è il concetto di questo visionario Hundertwasser, no? Poi nasce, cioè si presentò un libro straordinario, tra l'altro un grande protagonista, un italiano, Pecei, Aurelio Pecei, dove col Club di Rome
nasce una prima analisi. Cosa significa svilupparsi in questo ritmo? Nel 72, in quel periodo ero a scuola, in questo periodo ho frequentato l'Istituto Tecnico Superiore, nessuno ci parlò di questi temi, eravamo programmati a costruire, progettare impianti, possibilmente grandi, possibilmente energivori. Questo è il nostro input che abbiamo preso, nonostante che già in questo periodo c'era un allarme che andare avanti con questo ritmo di consumare risorse è follia, perché il pianeta, a parte l'energia, è un sistema chiuso, per cui prelevare continuamente materia prima, non ci vuole il filosofo, non ci vuole il matematico, il fisico, per capire che non è possibile. Cito anche un filosofo, anche nella filosofia, anche nell'arte, anche nella musica entrano questi temi, Hans Jonas, forse il padre della moderna ecologia, propone un principio, no? Il principio responsabilità: agisci in modo che le conseguenze delle tue azioni siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla terra. Seguire questo principio, abbiamo fatto tutto. È chiaro, il diavoletto sta nel dettaglio, cioè come seguire questo principio, però ovviamente descrive una strada che può avere un futuro. Un futuro che è una strada che stiamo percorrendo, ma un futuro che ci stiamo rubando. No? E questo appello avete forse letto, è freschissimo, quando si andò il ministro dell'ambiente della Francia, c'era un'azione dove hanno firmato 200 personalità. Il concetto è che è un allarme, perché si parla di un cataclisma planetario. No? Cioè, aprite gli occhi, guardate cosa sta succedendo, metteteci un freno. Ma freno non vuol dire ritornare indietro, forse basterebbe solo ridurre questo famoso concetto too much, sempre di più, sempre veloce. Cioè, basterebbe una marcia indietro. Questo documento è molto più serio, molto più tecnico, molto più scientifico, è stato presentato a novembre dell'ultimo anno, durante la conferenza mondiale del clima, 15.000 scienziati, tantissimi premi Nobel, anche questi dicono: ragazzi, è il momento critico. Il primo allarme lo lanciarono 25 anni fa durante la conferenza di Rio de Janeiro. In questi 25 anni la situazione si è preoccupantemente peggiorata in tutti i compartimenti. Cioè, è come andare in automobile, in autostrada a 150, sai che ci sono degli ostacoli, cosa fa una persona intelligente? Si mette a frenare. Nel mondo ambientale stiamo mettendo il piede sull'acceleratore, schiacciamo ancora, no? Questa è la realtà espressa scientificamente. Qua ci sono poi sintesi di questo peggioramento, di questa accelerazione, no? Di questa curva esponenziale in cui siamo entrati. Un altro documento delle Nazioni Unite per sottolineare ancora questa situazione critica è di Rickström, un professore della Svezia, dell'Università dell'Istituto di Stoccolma, che ha detto: dobbiamo, se vogliamo avere un futuro, stare nei confini planetari. Tre elementi sono già visibili, che dove l'abbiamo sforato: cambiamento climatico, biodiversità, un tema molto difficile da trasportare perché molto astratto, e ciò che riguarda il suolo. Cioè, confini planetari significa ovviamente che l'uomo non ha più col suo comportamento un impatto territoriale, locale, no? Perché anche 2000 anni fa l'impero romano era pesante per l'habitat del Mediterraneo, però era fissato su una regione, su delle regioni. Oggi abbiamo un elemento toccato di scala planetaria, no? E lì non possiamo dire: beh, andiamo a prendere qualche altro continente a disposizione per la nostra fame di energie e di risorse. Non abbiamo un altro pianeta a disposizione, siamo unici in questo mare dell'universo, e se vogliamo essere intelligenti dobbiamo cercare di convivere con le leggi della natura. E forse proprio questo è un messaggio per i nostri studenti:
la natura ha delle leggi non negoziabili. Possiamo trattare quando abbiamo un problema finanziario, quando abbiamo un deficit pubblico, però un deficit nell'ambito della natura, qui ovviamente la natura non perdona, ti permette tutto, però ti presenta il conto. La domanda è: possiamo fare dei conti che pagheranno i nostri figli? Questo è il grande punto di domanda. E mi avvicino al problema del mio intervento principale, che è legato al cambiamento climatico. È la sfida in assoluto più pesante, più grave, la più grande minaccia per l'umanità. Sono i prossimi 10-15 anni decisivi per le prossime generazioni. Ha un impatto talmente violento che un professore di Schellnhuber, che tra l'altro un consulente di Papa Francesco delle Nazioni Unite, lui parla che l'uomo è paragonabile a un asteroide. Vi ricordate cosa è successo nell'ultimo capitolo su questa terra con l'asteroide che ha portato all'estinzione del 90% degli esseri viventi, no? Ricordiamoci che questo impatto violento con l'asteroide non era una reazione che domani praticamente sparisce la vita, o quasi tutta la vita. Cioè, in mezzo 30.000 anni, 30.000 anni. Però quello che sta facendo l'uomo è paragonabile con un certo slow motion, con un effetto ritardato. E forse è quello che ci frega quando parliamo della crisi climatica. Non voglio parlare più di cambiamento climatico, parliamo di crisi climatica. Quello che ci frega è perché è un problema astratto ed è sfasato. Cioè, quello che facciamo oggi, il conto viene scritto e pian piano presentato, no? Nonostante che le prove, gli elementi visibili, toccabili, ormai sono presenti su tutti i continenti. Parliamo di quest'estate, che è straordinaria, una veloce carrellata. Non erano preparati in Finlandia a questi incendi, a temperature completamente sconosciute, guardate, 30, 34, 35, 37 gradi di picco. In Scandinavia siamo vicino al Polo Nord, no? Poi non parliamo della siccità terribile in California, ed è già iniziato, non solo l'estate, già all'inizio di quest'anno si presentò un'anomalia che si prosegue da un paio d'anni. Guardate il fenomeno del surriscaldamento nella parte nord, cioè nella parte del frigorifero del pianeta, no? Cioè, chiaro, non ci vive nessuno, per cui non fa notizia. Però l'ultimo Natale, che temperatura si registrò al Polo Nord? Più 20 gradi! Polo Nord! C'è una follia! Guardiamo, questi sono dati della NASA, vediamo il febbraio, identico. Da un paio d'anni, no? E adesso gli scienziati si accorgono che addirittura l'ancora più grande minaccia è che il calore viene dal basso, dal fondo dei mari, no? Che poi avete sentito quest'anno, questa estate che era terribile per la parte nord, Germania, quest'anno è estate straordinaria, paragonabile al 2003 che conosciamo anche noi, e che i famosi jet stream, praticamente le correnti che spostano, che interferiscono sul clima in alta quota, mancavano, per cui si è praticamente per mancanza di un delta T dal nord verso l'equatore. Cioè, si sta accorgendo pian piano che cosa sta succedendo, però la scienza è sempre con un certo ritardo riesce a spiegare fenomeni che sono in atto, no? Per cui ovviamente la fascia più colpita col caldo rimane la parte centrale. Adesso guardiamo se parte questo video. Sì, parliamo dall'inizio dell'era industriale, no? Dall'inizio, quando scopriamo che abbiamo in casa carbone, petrolio, e cominciamo a industrializzarci. E vediamo che queste emissioni all'inizio sono poche, per cui ovviamente non ha una grande interferenza. Va ricordato che la prima guerra mondiale abbiamo consumato 1 milione di barili di petrolio al giorno, 1 milione. Seconda guerra mondiale, fine, 6 milioni, oggi siamo più di 90 milioni, no? È chiaro che qui ovviamente non succede niente con il clima, perché c'è questo sfasamento, no? Perché la natura reagisce con un certo ritardo. Però adesso
ci avviciniamo alla seconda guerra mondiale, che ovviamente era molto distruttiva per diversi aspetti, ma poi ovviamente col 45 partiamo in quinta, no? Partiamo con la grande crescita, una fame di ricostruire il mondo, consumando un sacco di energia. Passiamo dal carbone al petrolio, dagli anni 50 sempre di più anche il gas, e ovviamente questo scarico comincia a diventare visibile, no? Però ovviamente non ci accorgiamo, nonostante che qualche scienziato, qualche ricercatore dà già degli allarmi. Nel 1988 nasce l'IPCC delle Nazioni Unite, che riguarda proprio la protezione del clima, e guardate adesso, 2014, andiamo in slow motion, che cosa succede. Cioè, questi sono fatti, non sono opinioni. Purtroppo c'è ancora molto presente in Italia questo negazionismo, ma clima era sempre una variabile, giustissima, ma non in questo periodo di pochissimi decenni, no? Questo salto, no? Per cui questo negazionismo, tra l'altro alimentato da informazioni dei grandi boss dell'energia, no? Che miliardi di dollari hanno speso in questi ultimi 30 anni a insabbiare l'informazione. Per cui oggi abbiamo una situazione dove qualcuno dice: ma c'entra il sole, c'entra un ritmo straordinario, balle, lasciamo parlare la fisica, cioè, l'uomo ha toccato il termostato del pianeta. Il problema è che non riusciamo a ripristinarlo, perché c'è una gigante inerzia, e adesso questa accelerazione diventa soprattutto visibile negli ultimi 18 anni dopo il 2000, e vedete come si concentrano gli anni più caldi. Ogni anno NASA, la NOAA ci presenta i dati, ogni anno un annuncio di nuovo record, no? Per cui guardate i record, tutti questi anni sono da record. Adesso abbiamo il primo semestre 2018, sfora quello del 2017. Basta con i dubbi. Dico, non serve neanche essere scienziato, non serve neanche essere un fisico, basta il nostro cervello, che pesa 1,5 kg, consuma un sacco di energia, per cui utilizziamolo, per capire che cosa stiamo facendo. Guardate questa immagine, forse non c'è sufficiente contrasto, questo è il pianeta, la superficie, qua vedete una striscia azzurra, no? Una pellicola che circonda il pianeta si chiama atmosfera, è paragonabile a un multipiano, la parte inferiore si chiama troposfera, cioè dove avviene la vita, a un'altezza di circa 10 km. Quant'è la circonferenza del pianeta? 42.000 km. È lo stesso rapporto come prendere una mela con uno strato di rugiada. E lì stiamo iniettando una gigante massa di sostanze climalteranti. La più importante è la CO2, che fisicamente riesce a interferire sul bilancio energetico, no? Quant'è questa massa? Quasi 100 milioni di tonnellate al giorno. Cioè l'uomo con questa, come ho detto, ha toccato il termostato del pianeta. Impensabile nella storia dell'uomo che un giorno potevamo essere capaci di fare il clima, no? È il più grande esperimento nella storia dell'uomo, nella storia del pianeta. Un esperimento dove non abbiamo alternative, cioè se va male il cataclisma, la catastrofe è programmata. Ma chi sono i responsabili di questa massa che scarichiamo in atmosfera? Ma vedete i macro settori: traffico, abbiamo il cibo. Oggi per produrre 1 kg di cibo servono 10 kg di petrolio equivalente. Per cui potete immaginare quanta energia serve per poter nutrire 7-8 miliardi di persone. Particolare critico è la questione della produzione di carne, e ovviamente il principale accusato è l'uso dell'energia. E qui troviamo di nuovo un problema quotidiano, ci siamo allontanati dall'energia, non sappiamo che cos'è energia. Nonostante che determini la nostra qualità di vita,
ci alziamo la mattina, prendiamo l'acqua, prendiamo il caffè, facciamo la luce, non ci facciamo a casa, però tutti i passaggi sono legati, collegati con l'uso di energia. Non parliamo poi del chiesa, che la casa è riscaldata o raffreddata. I miei nonni, vicino a 1600 metri, quelli per avere una stanza riscaldata durante la settimana era solo la cucina, domenica si riscaldava la stube, no? Però doveva lavorare d'estate, sgovare, sudare per avere quella piccola massa di legna per avere d'inverno temperature non 20 gradi, 14, 15, al massimo 16. Ogni tanto li abbiamo visitati i nonni a Natale, a Roma nel sottotetto, la mattina quando ci siamo alzati, perché ovviamente non c'è più niente, per lavarci c'era un vasoio, e sull'acqua c'era un filo di ghiaccio nella stanza. Questo era normale. Quelli capivano il pregio dell'energia ed facevano attenzione, perché dovevano ovviamente lavorarci con le mani, con i propri muscoli, per quella piccola parte di energia che serviva per non essere intrappolato d'inverno. Noi oggi non ci facciamo caso, perché siamo arrivati a dei consumi strepitosi di energia, no? Quella massa che stiamo scaricando energia, James Hansen, un professore della NASA, ha cercato di esprimerlo per far capire alla gente che cosa significa scaricare CO2, e lui dice equivale all'esplosione di 400.000 bombe di tipo Hiroshima giornalmente. Questo è il carico termico al pianeta con questa CO2 che riesce, come detto, interferire sul bilancio energetico, cioè tra quelle energie che arriva dal sole e quel calore che andiamo rimandare nello spazio, no? Ho detto la difficoltà sta, a parte gli interessi, sta anche nel problema che si cerca di spiegare con numeri, e quella è già una fregatura, perché l'uomo ha, con la sua evoluzione, che materiale ha ricevuto per difendersi? Beh, chiaro, 10.000 anni fa, se mi mettevo a dormire sotto un albero e si avvicinava un orso, decideva la mia capacità di reazione di fuggire per non essere mangiato, no? Per cui avevamo qualche elemento di difesa. Qui non abbiamo elementi di difesa, perché io devo spiegare che giornalmente il problema sta di scaricare 100 milioni di tonnellate di CO2, che abbiamo 410 ppm di CO2 nell'atmosfera. Questo è inspiegabile per il 99% delle persone. 410 parti per milione la concentrazione di CO2. Non mi dice niente se non spiego che all'inizio dell'era industriale eravamo a 280. 400 dovrebbe avere già una temperatura intorno ai 3-4 gradi come temperatura media. Solo che, come detto, è lento il sistema a reagire, per cui siamo in una fase ancora di accelerazione come temperatura. Per cui, come detto, questo è troppo grande, questo è troppo astratto e questo numero è troppo piccolo. Questa è la temperatura media globale che abbiamo aumentato partendo dall'inizio dell'era industriale. 1,2 gradi. Però, come sempre, la media inganna, no? Perché la media di tutti gli oceani è la media di tutti i continenti, no? Però vedete, però, se spiego che questi 1,2 gradi, se guardiamo gli ultimi 10.000 anni, che sono ovviamente la culla della nostra cultura, l'oscillazione era tra meno 0,4 più 0,4. Questa è un'oscillazione, è una certa straordinaria stabilità climatica. E adesso siamo a 1,2. No? E adesso si riesce a capire che qualcosa sta succedendo che non è a favore del nostro benessere. No? Per il momento visibili ovviamente sono, registrabili sono gli estremi del tipo, no? Basta andare sul sito delle più grandi compagnie di assicurazione mondiale, da 30 anni danno allarme, questo continuo aumento che oggi non sono in grado più di pagare i danni. Era un convegno poco tempo fa a Monaco e sono rimasto stupito, perché in Germania si presentò una grande compagnia di assicurazione presentando mappe delle città tedesche con delle fasce rosse. Cioè, in quelle fasce rosse in Germania le assicurazioni non assicurano più immobili, per
perché sanno che saranno legati, colpiti da fenomeni di estremi del clima che anche una compagnia di assicurazione non può assumersi. Cioè, ci rendiamo conto che cosa sta succedendo. Anche se vuoi difendere il tuo patrimonio costruito, non puoi farlo. Non è questione di cifra, non te lo fanno. E la Germania sarà meno colpita da questo fenomeno che l'Italia. L'Italia fa parte di questo bacino critico del Mediterraneo che basta andare a vedere il sito della Commissione Europea. Un termometro indicatore del clima sono ovviamente i ghiacciai, qua vedete come stanno riducendo, sono numeri, forse andare in dettaglio, qui Luca Mercalli ha appena pubblicato una sua uscita nel Gran Paradiso per far vedere lo scioglimento visibile con l'occhio ma anche monitorato con i dati, guardate la linea rossa, cioè da qualsiasi zona, parte del pianeta abbiamo degli indicatori che l'uomo sta cambiando. Questo era un convegno di pochi giorni fa a casa mia, Val d'Ultimo, qua si vedono le due immagini come sta sparendo i ghiacciai, probabilmente nel 2050 non avremo nessun ghiacciaio nel nostro territorio. Non è questione di bellezza solo, non è solo questione di bacino idrico, ci sono una serie di reazioni, perché dovete sempre ricordarvi che la crisi climatica non significa solo aumentare, convivere con un certo aumento di temperatura, cambia completamente la dinamica del sistema. Questa poi è una follia dell'uomo, cercare di frenare, mettono dei teli sui ghiacciai, no? Passo Stelvio, forse l'avete visto, anche in Svizzera è un esperimento, fatto con gli scienziati per almeno frenare durante l'estate questa velocità dello scioglimento dei ghiacciai. Vado veloce, un cenno ancora di questi 100 milioni dove finiscono, no? Che scarichiamo tramite marmitte, camini, eccetera. La metà rimane in atmosfera, no? Per cui effetto serra che conosciamo. Un quarto finisce negli oceani, e questo attualmente è una grande fortuna, perché un quarto viene assorbito, però mi sta cambiando il grado di acidificazione, che ha portato a favorire le grandi barriere coralline, la più bella Great Barrier dell'Australia, una testimonianza terribile di un sistema di evoluzione di circa 35-40 milioni che sta sparendo, e questa enorme acidificazione, gli esperti dicono unico negli ultimi 2 milioni di anni, comporta alla grande estinzione di massa. L'altro quarto finisce nella biosfera, praticamente assorbimento nelle biomasse, eccetera, per darvi un'ora di grandezza dove spariscono queste masse di CO2. Per il momento abbiamo un grande freno, per questo abbiamo sfasamento tra CO2 e temperatura, perché il 90% dell'energia captata lo finisce negli oceani. Però ovviamente anche qui la scienza non sa dare delle risposte precise cosa succede quando ha un certo grado di saturazione. Per il bacino mediterraneo significa ovviamente un elevato grado di evaporazione, basta alzare la temperatura del mare di un grado e il grado di evaporazione sale del 17%, cioè ciò che mi finisce nella nuvola da qualche parte si scarica, si parla poi di bombe d'acqua, no? Se sei sfigato di star sotto non puoi proteggerti, impossibile, no? Un tema completamente sconosciuto nei mass media, soprattutto nell'opinione pubblica, è che un grande problema è legato a una dimensione sociale, la migrazione, i profughi climatici, già oggi un grande tema e sarà nel futuro ancora più pesante. Guardate questa fascia critica, qua parliamo di un bacino solo di questa parte di 500 milioni di abitanti, no? Altamente a rischio, per esempio questa penisola dell'Arabia Saudita, qui si aspetta d'estate periodi prolungati di 55 gradi con un tasso di umidità che l'uomo non può sopravvivere all'aperto.
significa scappare. Non puoi proteggerti con il climatizzatore perché vai ovviamente a incidere e a rafforzare l'effetto serra, perché scarichi CO2. Per cui questo bacino sarà molto critico, soprattutto per l'Europa. E guarda, tanti sono i dati delle Nazioni Unite, ultimo novembre si parla dai 25 ai 180 milioni di profughi dal 2030 al 2050. Non ci aiuta a creare muri, sarà impossibile, perché c'è una pressione tale, perché come detto questo territorio diventa invivibile, cioè non hai acqua, non puoi produrre cibo, non c'hai alternative di fuggire. Per questo il cambiamento climatico ha tante facce, non solo quelle ambientali e ecologiche, soprattutto della migrazione. Per il momento ci aiutiamo con i condizionatori, no? Ero 2 settimane fa in Sicilia per un convegno per gli albergatori e abbiamo portato i scenari europei. Come vai a costruire un turismo quando d'estate supererai i 50 gradi? Con 50 gradi nessuno andrà in spiaggia. Cioè, come sarà questo futuro? Perché tocca tutti i compartimenti economici e sociali. E dobbiamo vederlo con una certa criticità proprio anche l'uso di queste tecnologie, perché come detto sono energivore. E voi tecnici lo sapete meglio di me, produrre il freddo è ancora più difficile energeticamente che produrre il caldo. Il rapporto è il triplo. Cioè, mi serve molto di più energia per raffreddare che riesca a dare. Per cui noi in Italia viviamo una situazione critica sotto due profili: dobbiamo pensare all'inverno, ma sempre di più per l'estate, e per il pianeta sembra che nel 2050 l'energia più utilizzata sarà proprio per il raffrescamento. Ultimo tema, spero che avete ancora il coraggio, perché sono elementi shock, però dobbiamo accettarli, perché si sta occupando oggi i sistemi militari del pianeta, gli Stati Uniti, Germania, Inghilterra, ci sono dei documenti che si occupano dell'insicurezza della produzione di cibo. Se guardiamo l'analisi del pianeta, dove attualmente avviene la più grande produzione di cibo, però i 7,5 miliardi, cosa succede con il cambiamento climatico? Se queste zone vengono colpite con parassiti, con delle estreme siccità, cioè i militari si occupano della carestia planetaria. C'è un documento firmato dai generali e ammirali degli Stati Uniti al presidente, dove dicono, attenzione, non l'ambiente, i militari dicono, il più grande problema per l'umanità non è il terrorismo, non è la Cina, non è la Russia, è il cambiamento climatico. Cioè, da non crederci, un allarme da parte dei militari. Non risolviamo il problema con questi 4 atteggiamenti che sono i più diffusi. Negare il problema, rassegnarsi, essere indifferenti, una fiducia cieca nella tecnologia, no? Uno dice, mi hanno mandato della documentazione vicino a Roma, c'era un convegno dove si presentò un gruppo di tecnici che ha presentato un apparecchio, una scatola, dicendo, non preoccupatevi, abbiamo trovato ciò che va a assorbire la CO2. Cioè, questo è un atto criminale, cioè fai capire qualcosa che è in mano per poter contrastare questo pericolo, invece è solo fumo, è solo business. Qui si deve fare grande attenzione con queste esposizioni. Per cui questo va contrastato, no? In tutte le maniere, per poter veramente prendere la strada in direzione futura, perché siamo in grado di farlo. Per questo, per me era molto importante far vedere questi elementi, per far capire che dobbiamo cambiare il modo di progettare, il modo di costruire e il modo di abitare. La buona notizia è che nell'edilizia siamo pronti, meno nella mobilità e ancora meno nell'ambito dell'agricoltura industrializzata. Però questi 3 compartimenti dobbiamo ritoccare in brevissimo tempo, no? Vi ho già accennato, abbiamo già sentito, il 40% dell'energia finale in Europa serve all'edilizia, il 33% delle emissioni CO2 proviene da questo settore, cibo, soprattutto quella industrializzata, la mobilità è molto preoccupante, perché ho preso i dati dell'Italia, che stiamo aumentando dei consumi petroliferi, abbiamo nel primo semestre un incremento
del kerosene, carburante per aerei, del 10,3%. Cioè, questa è la strada in direzione abisso. Cioè, non può essere che io vado a prendere l'aereo a Bergamo per recarmi a Catania, pago di più per parcheggiare la macchina che pagare il volo a Bergamo o Sicilia. Cioè, questa è follia, perché non riusciamo a metterci d'accordo di tassare il carbonio, lo scarico di CO2. Cioè, questo dobbiamo farlo. Questo è un grande settore, anche in enorme crescita, l'IT. Se l'IT fosse un pianeta, su questo pianeta, sarebbe il terzo paese più energivoro. Dopo Cina, Stati Uniti, sarebbe l'IT. Tutta quella rete collegata, quando mandiamo un WhatsApp, un SMS, una telefonata, solo anche stare in stand-by, ci sono enormi consumi su scala planetaria. Per cui sarebbe solo, come detto, un passaggio almeno di guadagnare tempo con questo famoso meno too much. No? Come era possibile arrivare in questa situazione? Beh, la scoperta di petrolio, di carbone e gas era una scoperta di una straordinaria ricchezza, no? Perché una cucchiaiata di petrolio contiene la stessa quantità di una giornata di una persona col suo fisico. Prendete un badile e andate giù a scavare un buco per costruire una casa, no? Scopiate, no? Facendola da solo, una pacchera va lì e ce la fa in mezz'ora. Cioè, questa energia ci ha dato non solo il grado di benessere immediato, no? Perché abbiamo la casa riscaldata, ma ci permette ovviamente di risalire anche alle risorse, cioè per produrre l'acciaio, l'alluminio, cioè mi servono gigante macchine per poter trasportare, raffinare e portare ai processi. Cioè, tutto è collegato a questo uso di energia, per cui la chiave di lettura per uscire da questa trappola è proprio la lettura del consumo di energia. E il messaggio, adesso farò vedere, di Parigi, l'ultima grande conferenza dove c'è un impegno internazionale, il messaggio più difficile da digerire è che l'uomo che ha ciò che ha oggi ancora in casa in forma di petrolio, di carbone e gas, deve lasciare lì dove si trova in questo momento, l'80%. Cioè, dal 2020 il messaggio di Parigi, per stare nei 2 gradi, poi vi spiego i 2 gradi, dice che dal 2020 sull'intero pianeta non si può più vendere un'automobile a motore a scoppio. 2 anni, fine, aus, fertig. Oggi abbiamo più di 1 miliardo. E qua vedete, quando parlo di accelerazione, che cosa significa consumo di energia. Guardate, questa è follia, questa è insostenibilità, no? Carbone, petrolio, gas. Guardate il wind and solar, cioè quello rinnovabile dell'eolico, fotovoltaico, guardate, è appena una striscetta. E in 30 anni dobbiamo portarlo, questa massa, al 10%. Capite? Con interventi cosmetici non si fa niente. L'omeopatia non ci serve in questo settore. Ho portato tanti numeri, però vi prego di portare a casa pochi numeri. Uno di questi è questo, per capire l'insostenibilità. Per far funzionare la nostra civiltà, giornalmente ci servono circa dai 94, 95, 96, ovviamente è variabile, milioni di barili di petrolio. Un barile sono 159 litri. È troppo grande, va bene? Ricordatevi, queste sono le più grandi navi che l'uomo riesce a produrre, una contiene 2 milioni di barili, sono talmente grandi queste navi che devi passare col motorino da un lato all'altro, col motorino, e ci servono 48 petroliere giorno per giorno. Utilizzare solo un barile vuol dire insostenibilità, perché questa distruzione di capitale della terra, perché questo materiale non l'avremo più a disposizione, si è formato negli ultimi 200-300 milioni di anni. Tutto ciò che energie descrive in questo libro, qualche copia ho portato per voi, perché le più grandi guerre dell'ultimo secolo erano collegate alle energie, e le prossime saranno ancora più cattive, perché senza energia non funziona niente. Chi ha in mano l'energia ha in mano potere. Una società che non ha accesso all'energia è una società arcaica.
quello che sta succedendo in Siria, quello che sta succedendo in Iran, non c'entra la religione. Diritti umanitari, dimenticateli, è questione di risorse energetiche. Questo libro l'ho scritto raccogliendo dati di tanti anni. Questo poi mi ha portato personalmente di abbandonarmi completamente dal fossile. Ho rifatto la mia casa con un involucro performante, l'ho isolata, ho messo 25 anni fa i pannelli solari per l'acqua calda, poi ho una stufa perché dietro la casa c'ho il bosco, per cui chilometro zero, però siamo una famiglia che in giro per il pianeta non è sostenibile, lo so, però ci ha chiesto per cui un altro modo di riscaldamento, abbiamo messo il pianto a pellets, però biomassa, e ho preso una macchina elettrica. Non voglio più avere niente da fare con questo famoso oro nero che è la base delle guerre, del terrorismo, perché come detto è questione di benessere. Basta vedere i prezzi dell'energia e vedete l'andamento dell'economia. Se il prezzo dell'energia sale, l'economia rallenta. 2008 era un terremoto all'economia mondiale perché abbiamo toccato per qualche ora i $150 per barile. Questi giorni abbiamo superato gli $80. Qualcuno pensa già che entro l'anno supereremo di nuovo i 100. Non voglio pensare che cosa significa andare a 150-200, perché fermerà completamente l'economia, perché ancora oggi abbiamo una grande dipendenza dal fossile. A quella massa di petrolio dobbiamo aggiungere una massa di carbone. Anche in Italia, per la corrente elettrica, più della metà dell'energia impiegata è a carbone. Quanto mi servono? 22 milioni di tonnellate al giorno, per cui abbiamo 46 navi strapiene di petrolio, e qui con questi sassi neri andiamo a riempire un treno a una lunghezza di 4.400 km. Ogni giorno un pieno di questo treno mi serve solo per l'uso del carbone. Petrolio, carbone, e da adesso ci arriva anche il gas. 10 miliardi di metri cubi di gas al giorno. Capite adesso perché ho detto siamo altamente insostenibili? E dobbiamo trasformare l'economia che dovrà utilizzare il rinnovabile. Abbiamo fatto tanti progressi, soprattutto negli ultimi 10-15 anni siamo riusciti a abbassare il costo dell'eolico, del fotovoltaico, con prezzi che oggi, cioè 10 anni fa qualcuno diceva questo è un pazzo, no? Oggi è realtà. Molto interessante, guardate i più grandi investimenti oggi nel fotovoltaico, chi li sta facendo? L'Arabia Saudita. Cioè fuori le penne, fuori le antenne, se questi si occupano del rinnovabile. Per cui chiaramente dobbiamo velocemente fare questo switch dal fossile al rinnovabile, però funziona solo con l'abbassamento del consumo di energia, non funziona uno a uno, dobbiamo efficientare i sistemi, no? Efficientare i sistemi, soprattutto il ritorno all'edilizia, questi sono dati dell'Enea, abbiamo costruito nel dopoguerra molto male, nessuno parlava di energia. Negli anni 60-70 un barile costava intorno a $1, non costava niente, no? Per cui era chic di creare e realizzare un impianto centralizzato che andava ad olio combustibile, addirittura denso, no? Fuliggine grande come un cucchiaio, no? A parte l'inquinamento, queste case dobbiamo generare, è un grande patrimonio. Viviamo in un'era fantastica, molto interessante, molto bella, perché è un'era proprio al bivio tra il vecchio mondo del fossile, è una vera e propria guerra, una lotta, il vecchio mondo del fossile con le più grandi multinazionali energetiche, i famosi Big Five, Exxon, Eon, Shell, BP, cioè sono dei colossi giganti con un potere indescrivibile. E questo nuovo mondo che sta nascendo, no? Per cui credo che le nostre scelte influenzano. Se io vado a progettare una casa che abbassa drasticamente il fabbisogno energetico e quella piccola parte lo copro col rinnovabile, ho fatto la mossa giusta. Se passo dall'automobile a gasolio all'automobile elettrico, anche qui il più grande numero di immatricolazioni di automobili elettriche dove abbiamo? In Norvegia, un paese
un paese che esporta in grande stile ancora oggi petrolio, con grandi incentivi perché ha la lungimiranza di conoscere questo futuro. Ovviamente hanno anche grandi centrali idroelettriche. Per cui credo che questa lotta è molto interessante, però attualmente stiamo andando un po' indietro, no? Da un paio d'anni in Italia, per esempio, siamo molto ben partiti con le leggi del 2009-2010, dal 2014 siamo fermi, siamo quasi, andiamo anche indietro. Come emissione CO2 utilizzo del petrolio. Cosa significa? Cioè, qui ovviamente tanti soldi vuol dire tanto potere, e questo potere cerca di difendere i loro interessi, che capisco nell'ottica di questi giganti, non lo capisco nell'ottica di noi cittadini. Questa è una bomba, questo studio vero e proprio dell'Atlantic Council, è dell'ultimo dell'anno scorso, d'aprile, dove viene attestato, c'è un capitolo Italia, l'Italia sarà tra i quattro paesi più a rischio di perdere di PIL in caso di crisi energetica. Prima legge, la prossima crisi energetica è programmata come l'amen nella preghiera. È inutile speculare se l'avremo in 6 mesi, 2 anni o in 3 anni. La legge è semplice, tutto ciò che diventa raro diventa caro, per cui l'Italia, che deve il 96% dei prodotti petroliferi, dobbiamo importare. Cioè, significa che qualcuno ci detta i prezzi. Oggi siamo in grado di pagarlo, ma siamo in grado di pagarlo domani quel prezzo che ci stanno dettando. Questa è una minaccia economica, per cui oltre all'aspetto sociale e ambientale c'è un aspetto economico di staccarsi dalla dipendenza energetica del fossile, partendo dall'edilizia, no? Decarbonizzare l'edilizia, cioè cercare di utilizzare le tecnologie, le conoscenze per creare questo comfort in tutte le stagioni, ma senza l'impegno di energie fossili. Beh, questo è un dato freschissimo, 81 dollari il Brent, credo 2-3 giorni fa, e significa che stiamo, dal 2014 c'era un crollo, ma sono questioni geopolitiche, non è questione che abbiamo materiali in abbondanza, qui ci sono di mezzo le grandi interessi geopolitici, parliamo della Cina, parliamo degli Stati Uniti, che è diventato il più grande produttore di petrolio oggi con il fracking, dopo che nel 72-73 avevano un crollo nella propria produzione, una guerra tra l'Arabia Saudita, l'Iran, la Russia, è questione ovviamente, l'arma più potente è oggi quella dell'energia. Beh, il bravo fisico Einstein l'ha detto in modo eccellente, follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi. Cioè dobbiamo cambiare, c'è il fascino del cambiamento, non è che fa male, è bello far parte di questo mondo in trasformazione. La transizione energetica è qualcosa di favoloso, perché ovviamente utilizziamo il nostro cervello. L'Italia ha qualcosa di straordinario come clima per poter utilizzare in maggior modo le rinnovabili, no? Di fronte a questa dimensione di problema, che cosa fa la politica? È importante, perché ovviamente lì nascono le leggi, nascono gli impegni. Storico è l'impegno a Rio de Janeiro nel 92, il primo summit mondiale delle Nazioni Unite, 196 stati parteciparono, dove c'era un impegno politico, un impegno morale di cambiare strada, perché erano ormai diventati pesanti questi indicatori. E c'era un impegno, va spiegato questi tre numeri, e si spiega la follia. L'impegno politico stava di ridurre le emissioni di CO2, nel 92 erano 22 miliardi di tonnellate, dato ufficiale limite. L'impegno stava, con l'accordo che hanno tutti firmati, credo 10 paesi mancavano, di scendere a 21 miliardi entro il 2012. Questo è il dato del 2016. Capite perché parlo di follia? Non è estremismo, è analisi di dati. Cioè sappiamo che dobbiamo fare qualcosa, ma facciamo l'opposto. E adesso l'ultimo protocollo di Kyoto, l'avete sentito, è fallito. Adesso l'ultimo tentativo di raggiungere riduzioni di emissioni è Parigi.
è significativo, guardate, c'è scritto COP21, la 21esima conferenza mondiale, 21 volte aria fritta. Questa volta è stato venduto come successo perché c'era l'impegno di ridurre le emissioni di CO2 per non sforare i 2 centigradi come media globale. Siamo a 1,2, possibilmente stare a 1,5. Dicembre 2015. James Hansen, che ho già citato, dice: si tratta di una frode, un falso, nessuna azione e solo promesse. Parzialmente vero, perché non ci sono sanzioni. Infatti Trump ha già deciso, quello che ha firmato Obama non c'entra con lui, per cui vuole uscire dal protocollo. L'unica, per questo devo correggere questa frase, questa è una frase di un americano, l'Europa si presentò con le leggi, famoso piano strategico di Lisboa, questo famoso pacchetto 20-20-20, è un progetto serio, un progetto che si basa su direttive, su delle leggi, che poi sono state trasformate, vi spiego, in un obiettivo 2030. Però comunque il messaggio era chiaro, cioè se non vogliamo portare al surriscaldamento, in uno stato di febbre del pianeta, dobbiamo drasticamente ridurre. Dove sta l'ostacolo? Già accennato. Sono le grandi multinazionali che hanno speso un sacco di miliardi di dollari nelle riserve di carbone, di petrolio e gas. Se quelli non possono utilizzare, vuol dire che questi investimenti sono sabbia, per cui ovviamente c'è una grande difficoltà. In Italia dobbiamo smettere di dire che abbiamo fatto i compiti, non li stiamo facendo, perché dal 2014 pian piano andiamo indietro. L'ultimo semestre, gennaio-giugno, quasi un aumento dell'1%. L'Italia nel 2016, novembre, ha ratificato il protocollo, per cui sarebbe adesso da trasformare l'accordo in azione. Cioè, questo voglio dire, dobbiamo sempre capire che cosa è la parola, il bla bla, o cosa è veramente l'accordo trasformato in azione. Stare nel protocollo di Parigi descrive i nostri lavori nell'ambito edilizio. Migliorare l'efficienza significa cambiare tutti gli edifici costruiti, cioè è una grande sfida economica, ma anche opportunità di lavoro. In Italia si stima intorno ai 20-22 milioni di abitazioni che dobbiamo risistemare energeticamente. Il grande problema ovviamente è la mobilità, no? Perché la macchina elettrica non è la soluzione per 1 miliardo di automobili che oggi stanno girando. Ci vuole un altro concetto di mobilità sostenibile che non si basa sul mezzo individuale. Avrà uno suo spazio, ma deve essere molto più ridotto. Parlo dei nuovi compiti, vale per noi Italia anche, questi sono gli obiettivi firmato questo maggio, per cui il pacchetto 20-20-20 si trasforma in 40-32-32-5. Questi due capitoli sono di grande lotta, 3 anni, perché ovviamente cosa è successo dopo i primi successi di applicazione delle rinnovabili in Europa? Andate sul sito internet, leggete Gruppo di Magritte. Ci sono le 10 più grandi multinazionali energetiche, tra cui c'è anche la nostra Enea, il gruppo Eni, e si sono accorti che non è il loro business, cioè ridurre il consumo di energia vuol dire ridurre i loro introiti, per cui hanno cercato di interferire su questi capitoli. Cioè entro 2030 dobbiamo ridurre il 40% della CO2, dobbiamo aumentare il peso delle rinnovabili per raggiungere il 32% dell'energia utilizzata deve essere rinnovabile, e efficientare, cioè la riduzione delle energie primarie deve essere del 32,5%. Cioè sono delle grandi sfide, queste sono approvate, per cui adesso è uscita la direttiva europea, l'Italia ha 2 anni, marzo 2020, a recepirla. Ho già detto la situazione nelle rinnovabili, guardate dove eravamo nel 2014 e dove siamo nel primo semestre di quest'anno. Cioè dobbiamo metterci a correre e siamo in grado di farlo. Per il momento l'Europa cerca di spingere gli Stati membri con una serie di leggi. Le prime leggi sono tutte legate all'edilizia, perché l'edilizia è quel compartimento dove siamo immediatamente in grado di rispondere, sia nel nuovo, sia nella riqualificazione, che anche nell'uso
delle rinnovabili. Ho citato questa nuovissima direttiva, la 844, che, come detto, entro marzo 2020 l'Italia deve recepire, per cui cambia questo concetto di case a consumo zero, introdurre nuovi concetti, cioè l'Europa sta veramente, è unico a livello mondiale, devo dire, l'Europa qui è eccellente, però serve la partecipazione dei Stati membri, se no non funziona. Perché l'Europa ha dichiarato guerra all'edilizia? Non è guerra, è vuol dire cercare di agire dove siamo in grado di produrre grandi risultati, perché il 40% dell'energia, l'ho già detto, finisce nell'energia, e questo è dato in bello, il 75% del patrimonio costruito in Europa deve essere rifatto, dati della Commissione Europea, 3/4 del costruito. E questo è l'attuale ritmo della riqualificazione, l'Europa vuole portarlo al 3%, cioè dobbiamo aumentare toccando l'esistente, e lì serve il cervello, la creatività. Quello crea posti di lavoro, quella crea benessere nella società, per cui ha un grande valore, un grande impegno economico. Cito un esempio di un paese che è già partito con questa transizione energetica, è la Svizzera. Vi dico sempre, la Svizzera, conoscete, una piccola realtà, pochi gatti, straricchi tra l'altro, ma perché si occupano della transizione energetica? Ma anche loro hanno una grande dipendenza, devono importare l'energia, e hanno optato per la cosiddetta società 2000 watt, un programma intergovernativo per cui tutte le correnti politiche partecipano. Entro 2050 due rivoluzioni, è già in corso, due rivoluzioni. Il primo, abbassamento del consumo energetico, cioè l'input, cioè quell'energia che deve entrare in Svizzera per garantire quella civiltà e il benessere. Questo 6300 watt è la potenza continua a testa a persona, e devono scendere a 2000 watt, cioè vuol dire due terzi devi togliere, toccando abitare, mobilità, cibo, consumo. Questa è una grande sfida. In 30 anni, questa è veramente è una rivoluzione. Dietro ci stanno due grandi università, per cui scientificamente fattibile, il Politecnico di Zurigo e quello di Lausanne. E la seconda rivoluzione non è meno pesante, perché questi 2000 watt del 2050, il 75% deve essere rinnovabile. Questo è fantastico. Cioè un paese dimostra che si può fare. E anche loro hanno messo il più grande peso nell'abitare, con il programma Minergy, cioè lì dove siamo pronti dobbiamo agire. Poi vedete qualche applicazione di quartiere, di edificio nuovo, per esempio questo della Migros, è un colosso, una multinazionale che ha rifatto questa torre con un protocollo che va ad azzerare il consumo di energia, cioè anche nell'esistente, un colosso degli anni 60, energivoro, rifatto con il protocollo Minergy, vuol dire riduzione dell'85% del fabbisogno energetico, 85%. Ritorniamo all'Italia e adesso guardiamo che cosa dobbiamo fare noi. Per questo voglio ricordare che ognuno di noi ha uno zaino, in quel zaino ci stanno 7,4 tonnellate di CO2, cioè quella massa che noi all'anno scarichiamo. Entro 2050 dobbiamo scendere a una tonnellata a testa. Vuol dire toccare i quattro grandi compartimenti, tre principali, che sono l'edilizia, la mobilità e il cibo. E adesso vi faccio vedere quanto è difficile, per darvi un'idea della dimensione dell'operato. Prendiamo l'automobile, no? Dati ufficiali, 15.000 km fai con la tua macchina, semplice, non SUV, 170 grammi per chilometro, all'anno mi scarichi 2,5 tonnellate. Hai già sforato, fai solo una tonnellata nel 2050. Prendiamo la casa, la tua abitazione ti mette nello zaino attualmente 3,5 tonnellate. Vedete quanto è importante questo settore? Qui possiamo dire, possiamo rinunciare all'automobile, no? Perché è un lusso, diciamolo pure. Questo non è un lusso, perché d'inverno devo cercare di sopravvivere anche d'estate. Per cui qui dobbiamo ovviamente essere intelligenti a utilizzare queste conoscenze per abbassare le emissioni. Però prendiamo il tempo libero. Un volo Milano-New York a data ritorno con l'attuale mezzo mi mette nello zaino 5,4 tonnellate. Cioè la fascia media nel 2030 sarebbe 3,5 tonnellate. Adesso vado a gennaio a New York, perché vado a vedere una mostra, ritorno a Milano,
e nel mio zaino ho 5 tonnellate, posso avere solo 3,5, vuol dire non vado a casa perché la casa è riscaldata, prendo un sacco a pelo, vado a dormire nel parco, CO2 zero, va bene, però non mangio quest'anno, no? Cioè, questo è il problema, perché prendiamo il cibo, solo una fiorentina sono 59 kg di CO2. Cioè, la chiave di lettura in futuro dei nostri comportamenti è la chiave della CO2, perché tutto è misurabile in questa formula della CO2. Vado in chiusura. Se vogliamo intraprendere una strada in direzione futuro, che ci dà un futuro, vuol dire ovviamente prendere in esame prima di tutto la coscienza, cioè dobbiamo creare la consapevolezza della necessità di agire, perché con le leggi non sarà sufficiente, perché dobbiamo avere la motivazione, abbiamo sentito prima l'importanza della passione, no? Di partecipare a questo cambiamento. Dobbiamo aprirci alle alternative, è un grande difficile capitolo, perché immediatamente lo sto vivendo con le automobili elettriche. Tante di queste palle che sento, ma la batteria non è ecologica, ma il bilancio CO2 è totalmente negativo, cioè abbiamo un gene forse naturale che ciò che è nuovo immediatamente lo mettiamo sul critico, abbiamo un atteggiamento negativo. Dobbiamo essere seri, oggettivi, valutare ciò che oggi siamo in grado di farlo scientificamente. E oggi vi posso assicurare che ci sono i documenti seri che attestano che l'automobile elettrico sul impatto complessivo nelle CA è assolutamente inferiore all'utilizzo di benzina o di diesel, soprattutto quando poi si utilizza solo energia rinnovabile. Per esempio in Alto Adige abbiamo un contratto, l'Alderi, il più grande colosso, praticamente io con la mia carica, cioè quando carico l'automobile, prendo solo 100% energia verde, per cui veramente il bilancio è completamente diverso. Il potere del cambiamento, cioè il piacere del cambiamento, cioè di far parte di questa squadra, di questo nucleo, quando mi alzo la mattina poter dire guarda, partecipo a questo cambiamento, partecipo a fare ciò che serve per dare un futuro al nostro ambiente e ai nostri figli, no? Nell'edilizia ovviamente li abbiamo già sentito, vorrei solo mettere i macro argomenti che sono importanti, dai componenti ai materiali, fino al tema dello smantellamento, no? Quando si fa, vuol dire che già nella fase di progettazione mi occupo della scelta dei materiali, famosa economia circolare, cioè il concetto deve essere rifatto, perché la nostra formula economica è quella forse il più grave driver, no? Perché funziona come prendiamo capitale della natura, prendiamo il lavoro e creiamo profitto, interpretando la natura come magazzino, prendendo l'uomo come essere che contribuisce alla produzione del profitto. No, questo non funziona. Circolare vuol dire prendo dalla natura, lo utilizzo e lo ridò alla natura a fine ciclo. Qui abbiamo poi una serie di aspetti che potete poi leggere in calma, con calma vi metto a disposizione la presentazione. Chiudo con il guardrail, cioè la strada che ci porta nella giusta direzione. I guardrail sono due principi da seguire: la decarbonizzazione, cioè dobbiamo, e credo che ho sottolineato i motivi, abbandonare il fossile, le energie fossili, dematerializzare il benessere, cioè riflettere sul modello di consumo che oggi viene suggerito dal marketing, lavorando con due forti strumenti: l'ecosufficienza, cioè parlare, occuparsi dei stili di vita, cioè quello che veramente mi fa bene e che mi serve per star bene, con gli elementi dell'efficientamento, no? Cioè che l'automobile non consuma 10 litri ma consuma 1 litro, che non consuma il fossile ma consuma energie rinnovabili con la batteria, o la casa che mi dà un comfort ma senza che ho dei grandi split per poter raffrescare d'estate. Cioè, questo poi ovviamente va approfondito con la messa a disposizione delle tecnologie e dei sistemi che oggi abbiamo. Questa è l'ultima slide ed è una favola. Una favola perché
capisco che sarà pesante digerire tutto ciò che avete sentito, ma non voglio togliere questo spirito di partecipare al cambiamento, di partecipare al rinnovamento, alla transizione. È una favola del Sud America, è una breve favola per cui la leggiamo insieme, è la favola del colibrì. Un giorno scoppiò nella foresta un incendio devastante e tutti gli animali fuggirono. A un tratto il leone vide che volava un piccolo colibrì proprio in direzione dell'incendio. Allora, preoccupato, tentò di fermare l'uccidino per fargli cambiare direzione, ma il colibrì rispose che stava andando a spegnere l'incendio. Il leone, meravigliato, replicò che era impossibile spegnere l'incendio con la goccia d'acqua che portava nel becco. Allora il colibrì, sempre più deciso, parafrasò al re della foresta: io faccio la mia parte e quello crea la differenza. Io singolo non posso cambiare il mondo, ma se contribuisco con la mia parte a cambiare il mondo, tutti lo fanno, il mondo cambierà di sicuro. Grazie. Scusate per l'inconveniente, avrei voluto presentarlo un po' più degnamente, però insomma sono certo che le sue parole l'hanno presentato da solo. Ci tenevamo particolarmente che intervenisse perché spiegasse un po' la necessità di questo cambiamento di cui ha parlato, no? Quindi quali migliori parole di lei. E direi inconveniente.